Torna la manifestazione Litorale Flegreo nel mondo, con 5 appuntamenti, tutti dedicati alla gastronomia. La manifestazione, presentata nella Camera di Commercio di Napoli, anche quest'anno si apre ai continenti, mettendo a confronto la nostra arte culinaria con le tradizioni di altri paesi. Obiettivo degli organizzatori è accrescere la notorietà della cucina e del territorio flegreo, unico al mondo per natura e tradizione. Gli chef flegrei sfideranno i cuochi di 4 continenti. Protagonisti il territorio flegreo e la dieta mediterranea. In gara tra i fornelli Carlo Alvino, voce tifosa di Sky, Vito Amendolara, assessore regionale all'agricoltura, Francesca Olisio, editore di videocomunicazioni, Beppe Bruscolotti, ex campione del Napoli, Gianfranco Coppola, giornalista Rai, e gli attori Leopoldo Mastelloni e Gino Rivieccio. Alla presentazione, oltre alle rappresentanze consolari dei paesi partecipanti, hanno partecipato anche il presidente della Camera di Commercio Maurizio Maddaloni e l'organizzatore dell'iniziativa Aldo Foggia. Si parla tanto di dieta mediterranea, che ormai è stata anche riconosciuta come un bene immateriale dell'UNESCO, nel quale quindi anche la Campania e Napoli a pieno titolo si iscrivono a farne parte. E questa iniziativa serve anche a confrontare le peculiarità del settore agroalimentare e anche quello gastronomico con le cucine di 4 continenti a confronto. Noi intendevamo, attraverso questa rassegna, promuovere un territorio grande, soprattutto bello e pieno di ricco di storia, di creatività, di imprenditorialità, e abbiamo puntato, perché era giusto così, sulla cucina, che è diventato l'elemento fondamentale affinché da tutte le parti del mondo venissero su questo territorio a vedere da vicino le bellezze storiche, archeologiche che il territorio ci propone.